Buongiorno, buon martedì mattina. You wanna let me go, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know, nah, È buio. Credo che sia la prima mattina dove proprio è buio, 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 buio. Io sto andando al lavoro, tra l'altro, Mauro è a casa da ieri, non sta bene, si è beccato l'influenza, cioè più che influenza, secondo me queste forme virali che girano, balorde. Io l'avevo già fatta qualche settimana fa, poi l'ha fatta sua mamma e adesso se l'è presa lui. Secondo me se l'è presa da sua mamma perché va a mangiare lì a pranzo e quindi secondo me se l'è presa, va lì a mangiare a pranzo per comodità perché è vicino al lavoro e avendo anche lui una pausa breve, non fa tempo a venire a casa. Io in realtà vengo a casa ma mangio sempre qualcosa al volo a scuola, magari mi preparo un panino, mi preparo qualcosa prima di venire via, così a casa ho già mangiato e non perdo altro tempo. E basta, quindi poverino è a casa, cioè no, poverino, poverino che ha l'influenza. Però vi dico la verità, da una parte sono contenta che sia a casa, ovviamente non perché ha l'influenza, ma perché stamattina verrà l'elettricista. Almeno se dovesse avere bisogno di qualcosa c'è comunque Mauro, non è in grandissima forma, è comunque coricato, però non si sa mai che c'è bisogno di qualcosa, almeno lui è lì. Quindi diciamo che per coincidenze di fatti è successo proprio adesso, però vabbè. Già non stava bene domenica. Domenica, a parte che vabbè, venerdì non stava bene la nostra amica. Abbiamo fatto una cena a casa sua e improvvisamente anche lei non è stata tanto bene. Si sentiva un po' di influenza, così. Sabato sera siamo andati a cena a casa di amici e quella serata è successo praticamente di tutto perché pioveva talmente forte che due coppie di amici che sono venuti anche loro lì da questi nostri amici qui si sono bloccati con la macchina nel fango. C'era talmente tanta tanta pioggia che la terra era proprio fango e si sono piantati. Così Mauro e i mariti delle mie amiche sono dovuti andare a togliere le macchine. Una era una macchina e l'altra era un furgone, quindi non vi dico che fatica hanno fatto. Infatti il furgone non ce l'hanno fatta, nonostante fossero in tanti e in mezzo ci sia gente veramente veramente grande e grossa, ma non ce l'hanno fatta a tirare fuori il furgone, la macchina sì, e pioveva. Sono andati così velocemente senza neanche star tanto lì a coprirsi perché comunque nel primo caso della macchina volevano andare a vedere che fosse tutto a posto perché loro erano comunque in macchina quando è successo ovviamente e sono finiti. Nel primo caso sono andati proprio di corsa perché ci ha chiamato questa mia amica dicendo che si erano impantanati in questo fosso, quindi eravamo un po' preoccupati e sono andati così come erano, quindi secondo me lui si è beccato qualcosa proprio in quel momento lì. E domenica è stato tutto il giorno coricato perché non si sentiva tanto bene. E alla sera siamo andati sempre da questa mia amica a cena, era una cena già organizzata, e lui ha detto: sì, andiamo, tanto mi sento meglio. Si sentiva proprio meglio, quindi ha detto probabilmente mi sono sentito un po' così perché ho preso freddo ieri. In realtà siamo andati lì, è stato bene. Poi nella notte di nuovo male le ossa, solite cose. E quindi ho detto guarda, secondo me prenditi una bella tachipirina e stai un po' al caldo. Infatti è stato a casa ieri, sta a casa oggi e poi vediamo se starà a casa domani. Ma più che altro non tanto perché non si sente bene, perché ci sono momenti dove si è sentito peggio. Però gli ho detto, stai al caldo, riprenditi bene, perché l'anno scorso per aver trascurato un'influenza come questa, poi è stato a casa di più dopo. Quindi gli ho detto, guarda, riprenditi bene, stai al caldo e poi torni a lavorare quando stai bene. Quindi l'ho convinto a
niente, a stare a casa, perché sennò lui non ci sta, come me, anch'io. Non, è proprio difficile che io stia a casa, non mi devo proprio alzare dal letto. Però quando uno sta male, io lo dico sempre, quando uno sta male, non, nessuno riceve la medaglia perché fa l'eroe, quindi se stai male stai a casa, ecco, io ho iniziato a pensarla così. Allora, oggi pomeriggio devo andare a comprare un po' di detersivi per la lavatrice, perché ho finito tutto. Questa settimana avevo un mucchio di roba da lavare che mi sono accumulata perché ho dato spazio alla pulizia della casa, visto che abbiamo i muratori, quindi le lavatrici non le ho neanche guardate. Ho una montagna di roba da lavare, avevo una montagna di roba da lavare questo weekend, e ho usato le tavolette, quelle della Dash, che per fortuna avevo, ne avevo avanzate qualcuna che avevo tenuto proprio per le emergenze. Io mi trovo meglio con i liquidi, ma quelle mi sono piaciute veramente tanto che ho detto le tengo lì di scorta, dovesse succedere che mi manca il detersivo, anche perché non faccio più come facevo una volta che mi facevo la scorta. Ho iniziato a decidere proprio da ho iniziato da diverso tempo a prendere ormai l'indispensabile, solo quello che mi serve. E il problema è che pensando di averne almeno uno di scorta, non mi sono trovata senza. Per fortuna avevo queste qua, e quindi ho fatto tutte le lavatrici nel weekend con queste capsuline qua della Dash che mi avevano mandato, e ho utilizzato quelle lì. Avrò fatto 5-6 lavatrici, più che altro perché a me piace dividere tutto, bianco, nero, e poi di conseguenza aspettavo magari 2-3 lavatrici, mettevo insieme tutta la roba, buttavo nell'asciugatrice, poi aspettavo che finisse l'asciugatrice, buttavo l'altra roba ormai lavata. È stato praticamente, ho passato tutta la domenica chiusa in lavanderia a fare le lavatrici, quindi boh, però almeno non ho più niente. Mi mancano solo 3 cuscini da esterno, 3 copricuscino da esterno, che laverò poi, laverò e mi toglierò dai piedi, così almeno boh, finisco tutto e basta. Adesso vado a lavorare, tra l'altro stamattina ci sarà l'elettricista a casa, finalmente faremo la parte elettrica, così poi finita la parte elettrica si inizia con la gettata e il pavimento, quindi credo che ormai ci siamo. E basta, vado a lavorare, ci vediamo poi dopo. Allora, sono appena arrivata a casa, parlo piano perché c'è l'elettricista che sta lavorando, quindi non vorrei che mi prendesse per pazza. E tra l'altro c'è anche Mauro qui perché non sta bene, come vedete stamattina è a casa influenzato. Sono passata da acqua e sapone per prendere i detersivi per la lavatrice perché sono senza, quindi ho dovuto per forza passare. Ho preso questa qua, Sole, per i bianchi, 3 in 1, bianchi più a lungo, igienizzante, efficace a basse temperature. Io prendo sempre questo perché lavo le cose che metto una volta sola, perché mi cambio tutti i giorni e ogni volta che mi tolgo qualcosa a sera lo metto poi a lavare, quindi non lavo con temperature alte e faccio sempre lavaggi brevi, giusto per andare a igienizzare, comunque a lavare, ma senza lavaggi troppo lunghi. E prendo sempre questo qua perché mi trovo benissimo. Stessa cosa per i colorati, prendo questo qui che è sempre il Sole, efficace su macchie ostinate anche a basse temperature. Queste qua. Poi, che ho pagato, adesso ve lo dico, 5,90€. L'uno. Poi ho preso ammorbidente, questo qua, Chantecler, i concentrati che ho già provato e mi piace tantissimo, e questo qui l'ho pagato 2,95€. E ho preso anche questo qua perché li alterno, che è il Mon Amour. Io alterno sempre Lenore, Mon Amour, però anche lo Chantecler quando capita lo prendo. Ho ancora dei Lenore che mi avevano mandato, quindi continuo a utilizzare quelli, ma ho preso anche questo perché mi piace talmente tanto che ogni tanto mi fa piacere sentirlo sui capi. E questo qui, il Mon Amour, l'ho pagato 3,29€ e lo Chantecler 2,95€. Poi ho preso questo qui, Nuncas, che io utilizzo per profumare, intensificare i
i capi in lavatrice e mi piace da matti, lo utilizzo da tantissimi anni, costa tanto perché questo qua costa 9,90€, 10€, ma lo prendo sempre perché secondo me lascia un profumo meraviglioso. Poi vabbè, sui miei capi io vado poi a spruzzare anche il mio profumatore per tessuti quando li vado a mettere via, però questo qua ci deve sempre essere. Poi ho preso di solito la chiappa e smacchia, questo qua della Grey, io mi trovo benissimo con questo qui. Questo qui va sia a fare da cattura calore e cattura colore e anche smacchiatore. Praticamente è una bustina con doppia azione, protegge dagli incidenti di lavaggio e rimuove anche le macchie più ostinate. Io uso solo questo e devo dire che mi trovo veramente bene. E questo qui l'ho pagato 2,99€. Poi per il tappeto ho provato a prendere questo qua, tappeto e sofà, formula antiodore della Omino Bianco, pulisce e rispetta tutti i tessuti. Sul divano c'ho un po' paura perché dovrei fare provare in un angolino, però lo utilizzerò sicuramente per la poltrona che è chiara e non è sfoderabile, quindi utilizzerò sicuramente questo. E ho preso questo prodotto qui perché ha già la spazzola integrata, poi vedrò se magari non mi trovo bene, passerò la spazzola, quella che ho che ho già io normalmente, però ho voluto provare questo, dovrebbe fare una schiuma e poi si va a grattare e non c'è bisogno di bagnarlo, di sciacquarlo, perché c'è scritto lasciare asciugare. Poi vabbè, per la pulizia di superfici come tappeti e moquette, passare la polvere prima dell'utilizzo del prodotto, lasciare asciugare e ripassare nuovamente l'aspirapolvere. Alcuni tessuti potrebbero scolorire, quindi bisogna verificare e vediamo per quanto riguarda il divano. E questo qui l'ho pagato 5,75€. E poi ho acquistato questo qui per i pavimenti, perché come sapete sono nei lavori e il pavimento è sempre una schifezza, non riesco mai a farlo venire bene. Per carità, è un tipo di pavimento che io riesco a gestire con semplicità normalmente, ma adesso con i lavori mi rimane sempre questa patina bianca che faccio fatica a far venire via, è come se il pavimento risputasse fuori ogni volta tutta questa polverina bianca. Sicuramente il problema maggiore è dovuto anche dal fatto che ce la portiamo da fuori a dentro, nonostante Mauro spesso lavi fuori proprio per lasciare sempre pulito, infatti adesso è perfettamente pulito, però comunque rimane anche fuori. E allora ho voluto provare un prodotto per vedere la sua efficacia, e poi ce la portiamo anche da su perché ogni tanto magari andiamo a controllare, andiamo a vedere, quindi il pavimento finché ci sono i lavori sarà destinato a essere così, poi vedremo dopo. Quindi ho provato un prodotto della Fulcron che conosco molto bene come marca perché ci ho lavorato diversi anni ed è una marca assolutamente fantastica, proprio super professionale. Infatti c'è scritto prestazioni professionali, concentrato senza risciacquo, detergente, grass e ceramica, pulisce, ravviva, ideale per grass porcellanato, lappato, lucido, speciale azione, elimina alunni. Vediamo com'è e proviamo. Ho visto che ce n'era un altro proprio apposta per il post lavori, mi sembra quello con l'ammoniaca, adesso non lo so, ma non ero sicura al 100% perché non c'era scritto grass, c'era scritto tutti i tipi di materiali per i pavimenti ma non c'era scritto grass, quindi non mi sono assolutamente fidata e ho preferito prendere questo qua. Però Fulcron secondo me è assolutamente una marca che continuo a consigliare perché secondo me è formidabile. E questo qui l'ho pagato, adesso ve lo dico, 4,49€. Non è pochissimo, ma essendo un prodotto comunque professionale, secondo me come prezzo ci sta.
Poi volevo farvi vedere invece due cosine che ho preso da Action, ma proprio due cosine da niente, perché oggi ero in pausa pranzo, visto che c'era Mauro a casa, non sono passata da casa, mi sono risparmiata un viaggio di andata e ritorno, quindi di benzina, e allora sono andata con la mia collega a fare un girato da Action e ho preso una cosa natalizia, ma proprio veramente da poco, adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso queste candele, queste non sono natalizie, sono normali, con questi colori autunnali, ci sono grigie, grigio chiaro, grigio scuro, secondo me è un grigio scuro, un color terra bruciata e una mi sembra bordeaux, e le ho prese perché rispetto a quelle che prendo normalmente io, ma ad esempio da casa, così, queste sono piccole, le candele sono tutte altissime, già il candelabro è alto, più la candela diventa una roba esagerata, e quindi ho voluto prendere queste qui perché sono proprio piccole, quindi nei candelabri troppo alti la candelina piccola secondo me ci sta meglio, quindi ho preferito prenderlo. Allora c'è di questo colore qui che è bellissimo, utilizzerò sicuramente questo. Poi c'è questo qui più scuro, vedete? Fin troppo scuro per i miei gusti. Poi c'è così, questa è carina. E poi c'è così, guardate, così le vedete aperte, anche perché la confezione è sigillata, quindi non potete vedere. Ah no, è uguale all'altra, pensavo fosse più scura, in realtà era la luce. E poi ho preso invece queste qua natalizie, sapete la mia passione per candy cane, guardate, non le ho mai viste le candele così, con cioè quella bianca al centro col candy cane, bellissimo, infatti quando l'ho visto ho detto non posso lasciarla lì, le tirerò fuori nel periodo natalizio. Allora, ve le faccio vedere, così anche queste riuscite a vederle bene aperte. Allora ce n'è una bordeaux, una rossa e una così. Questa qua bordeaux non mi piace tanto, ma queste due qua sì, le metterò sicuramente nel periodo natalizio, ma guardate che belle con i candy cane, stupende. E invece queste qua ancora più belle, adesso ve le faccio vedere, stupende. Allora, stupendissima, probabilmente la candy cane la lascerò qui perché ho l'albero di Natale bianco e rosso, quindi ci starà benissimo. E questa qui invece la metterò in mansarda, vabbè, nera anche no, mi piace. Guardate questa qua con l'omino di pan di zenzero, stupenda. E questa qua marroncina, che stanno bene insieme, quindi favolose. Queste qua le metterò su e invece queste qua le metterò giù, bellissime. E basta, questo è tutto quello che ho preso e boh, adesso vado a mettere via. Noi siamo appena usciti, tra l'altro io ho parlato per mezz'ora e mi sono accorta che la fotocamera non l'avevo accesa. Allora, tra l'altro adesso ho appena visto una macchina finita nel fosso e io non mi capacito come possa succedere questa cosa. Adesso un conto è quando piove, quando c'è la nebbia, il ghiaccio, allora sì, ma così c'è una bella giornata di sole e tutto, probabilmente si è distratti. Si è distratti o magari si ha paura che qualcuno dall'altra parte arrivi e ci venga addosso, e allora uno si sposta e magari rischia di finire al fosso, ma così secondo me si è distratti, o dal telefono, non lo so. Comunque, allora io sono uscita, è venuto l'elettricista, adesso è arrivato il titolare di sto ragazzo che ci sta facendo i lavori, l'elettricista. Pensavo di non poter uscire, ma in realtà mi hanno detto che non avevano bisogno di me, perché tutto quello che volevo l'ho fatto già vedere e boh, quindi la mia presenza è assolutamente inutile, quindi ne ho approfittato per uscire con Argone, che è qua dietro assolutamente legato, noi abbiamo la cintura di sicurezza al sedile, quindi lui rimane fermo e legato. Adesso lo dovrò spostare sicuramente nel bagagliaio perché diventerà grosso e quindi non posso più tenerlo lì, anche se ha la cintura di sicurezza, quindi non si può muovere, però secondo me dovrò metterlo nel bagagliaio, quindi devo prima o poi liberarlo e vedere un attimo come organizzarmi, anche perché lo porto spesso in giro, quindi devo capire come fare. E
Allora, ci hanno messo tutte le, ci hanno fatto passare tutti i fili, tutti gli impianti per la luce, abbiamo un sacco di prese, su ne abbiamo fatte mettere a tantissime, perché ci siamo resi conto che non sono mai abbastanza, e abbiamo fatto mettere le prese della TV rialzata, quindi non andremo più a metterla sopra il mobile perché Mauro la vuole assolutamente al muro, come abbiamo già giù, quindi abbiamo fatto fare la presa a metà così non si vedono i fili, almeno su, e poi abbiamo fatto fare la presa anche dove mancava, l'abbiamo fatta aggiungere oggi, quindi l'ha aggiunta, quindi siamo a posto, almeno possiamo mettere una macchinetta del caffè o qualsiasi cosa che ha bisogno di corrente, ce l'abbiamo anche lì. E poi il wifi, abbiamo messo anche l'impianto per il wifi, quindi devo dire che stiamo andando benissimo. Tra l'altro venerdì verrà a finire, sarebbe dovuto venire domani, ma domani non gli arriva il materiale, non riesce ad arrivare in tempo, quindi lo finisce venerdì, anche perché ha ordinato le placchette per la luce, tutte queste cose qua le abbiamo fatte mettere bianche, su tutto bianco, poi le cambierò probabilmente anche sotto l'interruttore, perché la placchetta è già bianca ma gli interruttori sono neri, quindi li modificherò. E basta, e poi ci ho fatto vedere i LED, le barre LED, perché sia sulle travi che sul vano scala metteremo il filo a LED, quindi ce l'ha fatta vedere anche le barre, va benissimo. Ci ha chiesto se le volevamo a metà o fino in fondo, ma noi abbiamo scelto metà perché sennò diventa una discoteca la mansarda, quindi abbiamo preferito farle a metà per ogni trave. Però devo dire che sta venendo tutto benissimo, sono contenta. E basta, adesso parcheggio la macchina, così porto Argone al parco a giocare. Andiamo con King. Dov'è King? Argo, dov'è King? Lo vedete che c'è la mia giacca qua, adesso ve lo faccio vedere. Dov'è King, Argo? Andiamo? Suo fratello, lui piace. Sì, andiamo adesso. Andiamo, così lo libero.